Funziona tutto. Well, ragazzi, corpo a letto, ci siamo qui con un nuovissimo video di un viaggio parlando di calcio. Mi dispiace, faccio due premesse. Mi dispiace per il fatto che io abbia saltato la scorsa settimana. Infatti adesso parleremo dei mondiali, subito dei quarti e poi delle squadre che mi hanno fatto un po' girare. Però scusate per la settimana scorsa, ma avete visto che ho caricato un video di 2 ore e un quarto. Seriamente, andate a vedere se voi capitate, se siete capitati qua per sbaglio e non avete visto quel video del Best Moment 20, vi invito a vederlo. E grazie veramente tanto, perché ha superato le 20.000 visual. Vi siete iscritti in 200, è una roba fuori di testa. Grazie perché vi rendete orgoglioso di questi lavori, perché ci ho messo una settimana vera per fare quel video. E ho visto che vi piace tanto, e quindi vi invito a iscrivervi, a mettere like, campanella, quello che volete, e commentate qua riguardo quello che ho da dire, perché parleremo dei mondiali, un accenno sulla Juve, ma vabbè, ma quello non è che ci sia tanto da dire, che ci sono indagini e tutto, ma non so neanche se ne parlerò, perché se ne parlerò. Questa, raga, tutta la serie, tutta totalmente senza tagli, perché non mi va, però perché volevo fare questo esperimento, e le prime due volte non sono andate benissimo, ma mi è piaciuto diciamo questo tipo di format, diciamo. E quindi poi parleremo di due colpi dell'Inter che dovrebbero arrivare, cioè Luka Sucic e Smalling, poi anche Zurkowski a Lecce, che secondo me, ne parlo velocemente adesso, secondo me è un buon acquisto, intanto andiamo a fare il lavoro dipendente. Dove andiamo? Noi siamo andati ad Ajaccio, vero? Sì, quindi Ajaccio Taranto. Ajaccio Murcia, andiamo in Spagna, vai. E il cane, ho qua scritto le cose, nel senso di quello che, se no me le dimentico. Intanto fatemi mettere un attimo una cosa a posto. Ok, regolazione veicolo. Io metto sempre 100, sul 100, 100. Guarda, porca puttana. Olè, 105, perché ho più visione e posso vedere meglio. No, il volante, ma... Certo. Che si scollega al volante. Ma perché? Ok. Queste sono le bello della di. Ma perché me lo metti così? Ma non è così. Tanto funziona? Funziona benissimo. Ok, sì. Va bene, devo scollegare il volante e rimettere il volante. Niente. Guarda sto testa di cazzo, guarda. Devo stare attento a che non bestemmiare, che... Ok. Niente, me lo fa storto. Vaffanculo, va. Ok. Della Ternana, voglio parlare anche della Ternana. Della Ternana per la prima volta in sto canale. Chi lo sa che ne parlerò sempre. Si vedrà. È della Serie B. Perché stavano giocando adesso. Ah, no, stanno giocando adesso. Ed è appena finita. Sto aprendo, scusatemi, la pagina. Tanto lì si vede. Oh, è finita? Molte delle partite sono finite, poi le parleremo. Non è che c'è tanto altro da parlare. E grazie veramente per il video che ho caricato, lo scorso video, prima di questo. Quindi io direi di andare, devo vedere un attimo se è posizionata bene la cosa. Andiamo, dai. Grazie. Ok. Ora, dove? Di qua. Ok. Parliamo però prima dei mondiali. Allora, ne ho cannate tante di cose, vabbè, ma quella simulazione lì, Madonna santa, quella simulazione lì era molto azzardata. E comunque l'Iran e l'Arabia Saudita, che le ho messe molto avanti, molto avanti, ma più anche più per il fatto che mi sto parando il culo, sì. Anche più per il fatto che non ho guardato di là, speriamo che non passa nessuno, meno male. Per il fatto che hanno avuto dei sorteggi fra virgolette abbordabili in quella simulazione, se no non sarebbero neanche passati ai quarti. Devo dire che l'Iran, soprattutto l'Iran, ma l'Arabia Saudita un po' di meno, ma l'Iran non mi ha per...
Scusami, hai ragione, hai ragione. Non mi ha per nulla deluso. L'Iran è stata sfigata, come la Tunisia. Perché le frecce erano optional, va bene. Per colpa mia, in realtà, non per quello lì. Guarda, guarda, cioè io tengo così e mi va di là. Mi sto a parlare, benissimo. E c'ho un po' di squadre lì da dire. Ecco, la prima delusione è il Qatar. Adesso parlo un po' di squadre così e poi andiamo ai quarti di finale. Io però non posso andare a 71 in città. E il Qatar, raga, è stata una delusione unica. Cioè, si sono preparati per il mondiale. Oddio santo. Però era giallo, sì, era giallo. No, non era questo il... Non gioco da 2 settimane vere, a sto gioco, quindi... Ah, era così, benissimo. Ok. Non era questo il freno a mano, è questo qui. Niente, sono un coglione proprio. Non gliela faccio proprio. Grazie. Freno a mano, toglilo. Ok. E niente, il Qatar da aprile scorso che si stavano preparando a sto mondiale, nulla. Cioè, una roba incredibile, hanno fatto 0 punti, hanno fatto cagar cazzo. Adesso io parlo un po' così, fa niente, mi toglieranno la monetizzazione. Sti cavoli. Tanto. Cioè, sti cavoli, oddio. Però, vabbè, la freccia, bravo Paolino. Ma come dovevo andare di qua? Ma che cazzo era la sedi? Scusa. Non c'è nessuno dietro, vero? No. Ma che è sta strada? Vai! Dai, su. Ok, ma che cazzo di strada è questa? Un'altra che mi ha deluso molto è la Danimarca, che è arrivata al mondiale con 30 punti nel giro, le ha vinte tutte. Non è vero, 27 punti, scusa. Ha perso l'ultima con... Ma cos'è sta strada? Si è fermata la musica, tra l'altro, di sottofondo, che lo sto mettendo da YouTube stavolta. Oddio. È di Gran Turismo, tra l'altro. Non sento più niente. No, ho sbagliato strada. Devo fare una cosa un po' illegale. Aspetta un attimo. Ma se io vado dritto? Niente, a parlare mi confondo. Devo fare un attimo una cosa un po' illegale, raga. Aspetta. Che bello questa cosa, comunque. Ma, scusate. Scusa. Posso andare? Ok. È un limite del gioco, io non ci posso fare niente. Allora, dicevamo la Danimarca. Cioè, la Danimarca che ha una signora squadra, che ha battuto tutti negli ultimi 5 anni e che arriva a farmi un punto e a pareggiare solamente con la Tunisia. Sì, una roba. Tunisia che invece mi è piaciuta molto. Mi è piaciuta molto. Con ovviamente Kasri. Ma porca matosca, guarda. Sono impedito oggi, come se non lo fossi già. Ok. Olè, si sono già persi tipo 500 euro, vai. Neanche 100 chilometri. Tunisia invece che mi è piaciuta molto, non ha giocato comunque un buon calcio. Ha vinto anche comunque con la Francia, che sti cazzi, cioè nel senso. Ha fatto comunque un buon mondiale e non si meritava di uscire così. Cioè, per un'Australia che sì, è una squadra. Mi sto smucciolando comunque. Ma porca di quella puttana, guarda. Aspettate, mamma mia, scusate per sta schifezza. Ma... Beh, è tutto così. Niente. Queste sono. Sans. Sarebbero tutte cose che taglierei di norma. Ma non taglio nulla perché. Mi renderò ridicolo. Almeno così. Invio. Ok. Porto Torres. Ma come? Quindi noi andiamo. Ma come Porto Torres, raga? Ma sono andato giusto. Non vorrei che sia un coglione, eh. No, è giusto. Bah, vabbè. Che giro mi fai fa?
Ho sbagliato. Ok. Andiamo a Porto Torres. Ci facciamo tutta la... La Danimarca, sì, la Danimarca. Tutta la Sardegna. Scusi, vabbè. Infatti io... Senti, cosa bisogna fare qua? No, vabbè, torniamo indietro perché... Cioè, io mi faccio tutta la Sardegna per poi andare... Olè! Ma vai a fare in culo. T80 del cazzo. Guarda, è una cosa incredibile sto coso. Quindi, infatti, ho detto, ma è strano, cioè... Madonna, guarda. Allora... Soldi che pa... Ah, ecco! Ma pensa te. Ok, no, allora è giusto. Ok, ok. Andiamo a Barcellona. La Germania, raga. Ecco, infatti, la Germania. Che è stata la delusione forse più grande. Del punto panoramico dove? Ah, lì. Bellissimo. Io non ci sono mai stato a Barcellona qua. Cioè, nel gioco. Manco una realtà, però. Ditemi se qualche posto esiste, ma... Come ci faccio a entrare là, al punto panoramico? Da qui, no? Sì. Grazie. Grandissimo, Trasmaster della minchia. Si scollega sempre. In Germania che è arrivata con i presupposti fortissimi, anche... no, anche grazie a... così, sì. Ti è, guarda qua, Tirrenia Cargo, la città di Barcellona. Cioè, il porto più che altro. Che è arrivato con tutti, intanto che arriva questa, che partono queste cose qua, queste cinematiche, i peli del gatto, vabbè, dei gatti in realtà. Perché io ho 6 gatti, tra l'altro. Sti cazzi, Germania, che ha, sì, la delusione più grande perché col Belgio, però il Belgio almeno è uscito, vabbè, anche la Germania è uscita all'ultimo, però Germania e Belgio insieme alla Serbia sono secondo me le delusioni più grandi, oltre al Qatar, però il Qatar non è forte tanto quanto queste ultime tre, ma la Germania con Flick pure, che è la prima volta che l'ho visto perdere, tra l'altro, manco dici uscì, ma perché col Bayern Monaco era una corazzata enorme anche grazie a lui, e con oddio e con un improbabile Füllkrug che stava per trascinare la Germania, che non è scarso, anche Füllkrug segna anche abbastanza, credo, perché non lo seguo, ok, in Bundesliga, perché appunto, vabbè, non vorrei dire una cazzata, non lo seguo Füllkrug, però è un nome che gira. Ma non l'avevo mai visto giocare per la nazionale. Oddio il palo. Mamma mia. Ma perché continuo a frenare? Perché ho posizionato male questo? Ecco perché. Grazie. Ok. Come dovrei girare? No, un pugno ti do. Ecco, te l'ho dato, vabbè. Guarda. Ok. E niente, anche il Belgio, però il Belgio un po' come la Croazia, che mi ha stupito molto, la vedo un po' in decrescita, ecco, se vogliamo parlare italiano, perché Lukaku purtroppo, ma anche De Bruyne e tanti altri giocatori non li ho visti così tanto pimpanti come nello scorso mondiale, per esempio, che potrebbe essere normale, ma fa un po' strano perché sono comunque giocatori forti. Delle nazionali che mi hanno stupito invece, a parte Iran, che mi hanno stupito, che non mi hanno deluso, stupito un parolone, ce n'è una solo che mi sta stupendo tantissimo e penso sia palese, ci arriviamo dopo, Iran, Arabia Saudita, Tunisia, il Canada non credevo potesse essere così competitiva tanto come lo è stata. Attenzione, io non ho visto tante partite del mondiale, un po' di partite non le ho viste, molte invece sì, tra cui quelle del Canada. Io quelle del Canada le ho viste tutte,
Non chiedetemi perché. Non le ho viste tutte le partite, anche per il video che ho fatto. E il Canada, a parte, spreca molto. È molto sprecone. Tantissimo. Ma come è giusto che sia, perché è una nazionale che è da tantissimo. Così come il Galles, eh? Guarda sto testa di cazzo. Ah, perché ci sono quelli. Tua madre fa gli gnocchi col culo. Ci tua. Ok. Non avete sentito niente. Sì, vai, dagli un'altra due botte, vai. Il Canada, a parte essere molto sprecone, non poco, molto sprecone, ha un'idea di gioco, ha avuto sempre, sia con il Belgio che con lo stesso Marocco, che è la squadra che mi sta stupendo tantissimo, nonostante sia uno squadrone il Marocco, che il Marocco individualmente, no vabbè, guarda questi, ma porca troia, raga, siete dei coglioni, cioè io sarò pure la pippa da qui là, però siete, guarda quello, ma io sembra di stare agli incroci di Milano e di Roma. Vabbè, lasciamo perdere. Ditemi che per chi è stato a Barcellona, se succedono queste cose o se... Ok, pensavo ci fosse rosso. Ole, guarda, mamma mia, Pierre Gasly, signore. Vabbè, lasciamo perdere. Di qua devo andare, vero? Vero, sì. Sembrano le strade di Terni. Non so per chi è di Terni quella strada. Per chi è di Terni quella strada che ha una salita e una discesa tutte e due vicino, e Google Maps ti fa confondere talmente tanto che poi ti fa rifare il giro per poi risalire sulla strada. Mi sono spiegato male, ma per chi è di Terni sa di che strada sto parlando, che è vicino tra l'altro anche alla la stazione, se non sbaglio. Vabbè, sì, mi sembra di sì. E all'ospedale, vabbè. Io due volte, no, molte volte ci siamo passati con me, mia madre, mio padre, un botto di volte ci siamo confusi. E vabbè, per chi è di Terni e vedrà questo video sa di cosa sto parlando, ripeto. E a parte il Canada, non leggo, la Corea del Sud è una squadra che mi ha... Sto volante, cosa gli è successo? La Corea del Sud mi ha stupito molto, perché il 90% dei giocatori non li conosco, e quei pochi giocatori che conoscevo hanno giocato, non dico peggio, ma cioè Wang, ragazzi, ha fatto delle robe senza senso ed ha meritato di passare il turno a discapito dell'Uruguay, che è stata sfigata. L'Uruguay, per carità, però cioè, c'è arrivata da sola l'Uruguay, cioè poteva veramente passare, perché era una signora squadra e lo dimostrerà secondo me anche nella Coppa America prossima. Però dai, raga, è una cosa incredibile. Io, Uruguay e Belgio alla fine sono uscite nel... quando sono andato veloce? Non dovrei andare così veloce. Uruguay e Belgio sono quelle squadre che ho messo nella finale, che è una semi simulazione, diciamo, però anche un mio pronostico. Tutte al primo turno, benissimo, vabbè. Ma arrivando ai quarti di finale, ci sono quattro sfide, tra cui il Marocco, che io spero possa andare più avanti possibile e migliorare ciò che ha fatto il Ghana nel 2010, mi sembra, o 2007, no, 2010, sì, che, contro l'Uruguay, appunto, che stava per finire in semifinale, quel magico Uruguay di Asamoah Gyan. Sì, c'era lui, vero, sì. Non vorrei fare una minchia, beh, penso di sì. C'era anche Kingston, se non sbaglio. No, forse era nel 2006, c'era Kingston, vabbè. Però è un Marocco che c'ha Marzawi, Agerd, Hakimi, Bono, che ha fatto una partita incredibile, Bono, ha fatto una partita incredibile. Ma poi anche Atiat Allah, che è un giocatore che gioca in Marocco, ha fatto una partita da terzino d'esperienza millenaria europea. Cioè, una squadra senza senso, in Marocco, nel senso buono, però. Nel senso buono, però. Che è completa, perché ha anche un allenatore, di cui non mi ricordo il nome perché sono stronzo, che...
che è veramente bravo anche lui. Adesso mi sto un attimo incartando perché stavo per schiantarmi malissimo, ma il Marocco è col Portogallo, giusto? Fatemi vedere una cosa. Okay, ho messo ESC. No. Ok. Io vorrei cambiare. Ok. Volevo cambiare perché non vorrei fare minchiate mondiali 2022. Grazie. Sì. Sì. Abbiamo Croazia, Brasile. Allora, secondo me qua di 4 usciranno due sorprese. Croazia, Brasile. Dato che io la Croazia l'ho data per sfacciata già ai gironi con 0 punti, mi sto venendo un caldo, scusatemi anche per i capelli che mi dovrò tagliare, ma la freccia mi dovrò tagliare, ma non ho avuto neanche il tempo per fare sta cosa. E la Croazia passa in semifinale con un Brasile, ragazzi. Io non so se avete visto la partita contro la Corea. In quella partita non avrebbe vinto nessuno contro di loro. Devo un attimo. Ok. Non avrebbe vinto nessuno contro quel Brasile. Ha fatto una partita, soprattutto i primi 30 minuti, di un'intensità, di passaggi su passaggi. L'azione del quarto gol, dove c'è Richarlison che dialoga con i due centrali di difesa, mi ha fatto impazzire. Per poi portare, perché mi sembra che era Thiago Silva e Eder Militao, con una rete di passaggi assurda, col gran gol di Charleston, Ensuccio, grandissimo Ensuccio, una roba veramente incredibile. C'è il Brasile, vedendolo sulla carta, è la sola più forte di tutte e che dovrebbe vincere il mondiale a mani basse. Che dovrebbe vincere il mondiale a mani bassissime, però non giocherà sempre così. Quindi io dico, secondo me il Brasile passa, però vogliamo fare gli stronzi, passa la Croazia ai quarti di finale, in semifinale, e beccherà una fra Olanda e Argentina. Vorrei dire che passa l'Olanda, perché è una squadra anche quella veramente, lo ci ha detto anche nella prediction, la difesa, il centrocampo, anche l'attacco con Gakpo, che sta esplodendo in questo mondiale. Ecco, se l'Argentina, l'Olanda batte l'Argentina ancora con Gakpo, questo è il mondiale suo. E c'è il mondiale suo, perché ha fatto certe cose che gli ha fatto schizzare il prezzo. Adesso il prezzo mi sa che adesso è tipo mi sa che adesso tipo vale 60 milioni solo fino agli ottavi, ma perché è un giocatore sublime e figlio intellettualmente, non so, sto dicendo un po' di minchiate, di Stefano Borghi, che saluto, non so se sarà mai, non vedrà mai questo video, però vabbè, e che effettivamente, cioè, col PSV si è consacrato, si è consacrato, secondo me, perché è in rotta dello United, se non sbaglio, perché vogliono sostituire un certo Cristiano Ronaldo che si è svincolato e che sta facendo storie per, addirittura vorrebbe andarsene da Qatar, cioè veramente un bambino, però vabbè, lasciamo perdere quella cosa. Io non sono un fanboy né di Messi né di Ronaldo, sia chiaro questa cosa, però, cioè, tra l'altro Ronaldo, io ho visto la partita del Portogallo a spezzettoni, non mi sembrava così incazzato, sbavato, non mi sembrava così incazzato, invece gli è partita la brocca, non lo so, poi magari non è vera questa cosa, e sono dei giornalai giornalisti, che è un po' un controsenso, però che sono stronzi i giornalisti, non penso, però può essere, perché soprattutto in Italia, i giornalisti vecchi, lasciamo perdere. Però secondo me passerà l'Argentina e la prima semifinale sarà Croazia-Argentina. E qua è un po' così. Marocco-Portogallo, io vorrei fare la follia di far passare che poi non è una follia, perché se passa il Marocco, secondo me in semifinale è più che meritato, perché sta facendo un mondiale
passato da primo. Mi batti la Spagna anche ai rigori, non cioè, meritando, perché se vinci con la Spagna, insomma, meriti. Però, regà, la Spagna ha fatto la stessa cosa. Sembrava Italia-Spagna delle semifinali dell'Europeo. Fa 8.700 passaggi. Per Madonna santa, per lo più sterili. Per lo più sterile, perché non era sempre stata sterile. E fai meno tiri. Fra poco meno tiri del Marocco. Nel primo tempo. Ti portano con le unghie e con i denti ai rigori, perché sanno che ai rigori fai schifo. Mediamente, perché tipo su 8 volte che sono andati ai rigori, 6 hanno perso, compresa questa volta. Se il Marocco fa la stessa, gioca nello stesso modo, in un simile catenaccio, che non è catenaccio contropiede, non è propriamente solo quello, però simile, se è morto uno lì, ma ripartendo, facendo comunque un buon gioco e giocando sui singoli, che comunque ha perso, perché mi sa che tipo Aguerde è un po' acciaccato, no Benzemaini, porca puttana, Marzaoui è un po' acciaccato, cioè è stata anche un po' sfigata il Marocco, perché che dia stava per segnare, raga, io quanto ho rosicato, ed è, io tifo Ternana e lui del Bari, per far capire, però ho detto no, cioè sarebbe stata l'apoteosi della Serie B, perché cioè Glick, che dire, cioè robe bellissime ai mondiali. Io non mi ricordo un mondiale con così tanti giocatori, e sono due, ma sicuramente ce ne sono anche degli altri che mi sto dimenticando. E se l'è pappato, che dire, quello in Serie B l'avrebbe fatto a occhi chiusi, magari è stato non l'imbarazzo, oddio, non mi viene il momento che gli avrà fatto sbagliare sotto porta, perché quello, ragazzi, per chi segue la Serie B, quello la faceva a occhi chiusi, di tacco. Ma che cazzo? Allora, però passa il penso che passa il Portogallo, che possa passare il Portogallo. Più senza Ronaldo che con Ronaldo, vi dirò questa follia. E il Portogallo passa. A malincuore, che vorrei vedere il Marocco vincere il mondiale, ma non penso, non credo. Speriamo di portare sfortuna al contrario per il Marocco. Mentre Inghilterra-Francia è forse il più big match di tutte, perché sono le due, probabilmente le due nazioni più forti al mondo, levando Brasile e Argentina. E qui is coming home, boh. Perché la Francia, raga, anche la Francia. Se io stesso dicevo, Madonna quanto ho sputato, io stesso dicevo, no raga, questi escono al girone, la maledizione di sto cazzo, perché Giroud smaledice, non so se sia italiano, tutte le maledizioni, e ho fatto una roba bruttissima prima, mamma mia che paura, quanto manca? 4 ore, minchia, devo sbrigarmi, cazzarola, e se no facciamo un altro viaggio, e la Francia anche lì, seppur senza Kanté, senza Benzema, che in realtà Benzema, se non sbaglio, se la Francia arriva in finale ce l'ha, sarebbe, allora, io calcisticamente odio la Francia, come penso il 90% degli italiani, ma se la Francia arriva in finale, segna Benzema alla Baresi in Italia, a USA 94, solo che segna pure, oltre a entrare dopo un menisco rotto, no, non so cosa si sia rotto lui invece, sarebbe bellissimo, devo dire la verità, un 1-0 col gol di Benzema all'80esimo dopo che rientra, esulterei, devo dire la verità, esulterei, non so voi, ma sarebbe bellissimo. Ma passa l'Inghilterra, perché ho detto, secondo me l'Inghilterra, ma le avrò sbagliate tutte, e lo spero, perché il Marocco almeno passa in semifinale. Per me l'Inghilterra va in semifinale, vi dirò di più, arriva in finale contro l'Argentina. Inghilterra-Argentina. L'Inghilterra che secondo me ha trovato la quadra anche dal punto di vista della squadra, perché è anche molto più squadra. Almeno, oddio, i driver di Nvidia. Vabbè, dopo la registrazione farò tutto. E
secondo me Inghilterra andrà in finale, perché secondo me dipende, è forse anche più forte della Francia, con le assenze, perché la Francia senza le assenze è più forte, anche, forse anche del Brasile, vorrei dire una cazzata, però secondo me sì. Arriva Inghilterra, Argentina, di Mortangurelli mia, non tua, scusami. Che cosa sono queste strade rotte? Sembra Carpiano. Yeah. Vabbè. C'è la strada fra Carpiano e Melegnano, vabbè. Questa è per pochi. E vince l'Argentina il mondiale. Sì. Dopo tantissimi anni, credo. Cos'è? Più di 20, più di 25 sicuro. Non mi ricordo se è Italia 90. Sì, Italia 90 era l'ultimo, sì. No, sto dicendo una minchiata, raga. Sono mezzo, mi sta venendo da grattare tantissimo, non so per se sia la luce, mi sta facendo svalvolare il cervello. Però la Juve non me ne frega niente, che raga, la Juve magari ne parlerò in un video apposito, non credo, però non c'è poco da parlare. Per la Serie A, per l'Inter, parlando dell'Inter, degli altri, vabbè, sto andando un po' troppo veloce, mi sa, io non me ne sto accorgendo di niente, stiamo andando veloci. A Murcia, se non sbaglio, vero? Fermo. Guarda, mi si è incastrato la pedaliera, che è fatta di plastica, quella del T80, però vabbè. Smalling, devo dire, io non... Allora, Smalling sarebbe... Cosa sta succedendo? Smalling sarebbe bellissimo vederlo all'Inter. È vero, non è più giovane, ma raga, è un signor difensore. E... Oh, Mwenda, oh, ok. E vederlo all'Inter sarebbe tanta roba. Così come è stato Dzeko. Perché magari, ecco, arriva all'Inter, non fa subito bene e poi esplode. O comunque fa bene come ha fatto Dzeko adesso. Dzeko comunque è un valore aggiunto per me. L'Inter di adesso. Dove devo andare? Dritto, sì. Sì. E Smalling sarebbe lo stesso. Forse sarebbe... si sveglierebbe anche prima di Dzeko, ecco. Quindi io sarei favorevole, però non sarebbero un po' troppi in difesa? Capisco che De Vrij, se hai in rotta di collisione con l'Inter, ok, Skriniar lo stesso. Però una cosa che invece mi intriga veramente tanto è Luka Sucic, trequartista, diciamo, del Salisburgo, sulle orme di dei tanti talenti che sono usciti dal Salisburgo, uno fra tutti non Haaland, perché Haaland è uscito dal Molde, è poi andato dal Salisburgo, che ha avuto occhio ed è stato un annetto praticamente. Cosa è successo? Vabbè, e guasto al motore, sarà al 15%, raga, mamma mia, sto DAF. Sucic, un trequartista che in realtà fa, ho beccato l'altro gol, mamma mia. Può fare anche la mezzala, credo, perché io ho visto solamente giocare nella parte alta del centrocampo nelle poche partite che ho visto, ed è comunque un giocatore che coi piedi ci sa fare, soprattutto col controllo di palla, anche col passaggio, ma secondo me col controllo di palla nelle poche partite che gli ho visto fare, non dico che sia un mago, perché vabbè, adesso esagerare, è veramente molto forte. E cos'è che c'ho? Non devo guardare quando sto guidando altre cose, però devo guardare. Cos'è che dobbiamo parlare poi della Ternana? E poi potremmo anche lasciarci. Perché poi della Serie B vedremo. Sì, vero? Devo guardare. Sì. Tra l'altro Sucic, se non sbaglio, anche ai mondiali. Però non ha ancora giocato una partita. Potrebbe giocare magari col Brasile, chi lo sa. E l'unica cosa che non gli ho visto avere particolarmente, cioè, no, è veloce mediamente, non è velocissimo, però, e fisicamente è di stazza molto, molto alta in realtà, però fisicamente non l'ho visto molto forte, cioè cazzo, a un giocatore forte come alla cantena, oddio, però non lo so, un giocatore di forza fisicamente, alla Lukaku, ok, no. Mamma mia, 27%? Beh, no, devo un attimo frenare, perché parlo e non mi rendo conto di quanto sto andando veloce. È buona, secondo me sarebbe, non so, penso che
possa venire intorno ai 10 milioni su Cic. E c'è, certo, certo, a centrocampo siamo già molto pieni, però un Sucic in più, secondo me, sarebbe buonissimo. Non sono scollato qua, vero? Mi sa di sì. Col pigiama, che ormai è il simbolo di questo canale. Questo canale no, di questa serie sì, però. Mazza sto Daf quanto tira, mamma mia, quanto, di quanto l'ho sfirato. E parliamo un po' di Ternana adesso, vabbè. Per i Ternani che ci sono qua, della serie B. Adesso aspetta un attimo, fermati. Ok. Vediamo la serie B. Ok. Il Perugia ha pareggiato, il Cosenza ha pareggiato col Brescia, il Perugia con la Spal, il Genoa ha vinto 2-0 col Sudtirol, il Frosinone ha strabattuto la Regina, il Bari ha strabattuto il Cittadella e il Modena 2-2 col Venezia, ovviamente non le ho viste. Poi, e oggi, cioè fra poco c'è Pisa-Ascoli alle 20:30 Palermo-Como. Siamo quinti a meno uno finalmente dopo due sconfitte, di cui l'ultima immeritata. Andiamo di qua, però. Ok. Oddio santissimo! La cui ultima immeritata, fra virgolette, però, dove abbiamo giocato abbastanza bene. L'ultima che io non, l'unica volta col Cagliari in cui non sono andato allo stadio, vinciamo. Vabbè, abbiamo vinto tante volte, 7 volte. Tra cui allo stadio in casa abbiamo vinto tipo 5 volte. Sì, più o meno, 4-5 volte abbiamo vinto. Compresa questa. E dalle poche cose che ho visto, tra l'altro gran rigore battuto dal folletto Cesar Falletti, una pera, no, un rigore abbastanza buono tirato da Pavoletti e Ianna, ragazzi, Ianna Rilli, tanto contestato negli ultimi anni non solo dai Ternani ma anche da un po' di altre persone che gravitano intorno alla Serie B e alla Serie C, anche uno dei migliori portieri della Serie B. Si sta rivelando uno dei migliori. Cioè, ha parato tutti i rigori. Tutti li ha parati. È quello col derby. È quello con la Regina, mi sembra. Ha parato quello. Ma adesso. È un portiere. Poi fa delle certe parate clamorose. E io spero, se mai andremo in Serie A, di vederlo. Forse. Secondo me. Perché secondo me. Non dico che sia pronto. Magari è un'esagerazione. Però. Cioè. Oh mio Dio, ma perché? Ma è il volante, raga, che fa sta cosa. Ma non è neanche un'esagerazione, raga. Cioè, uno giocatore di più esperienza e più forte che abbiamo. E lo ha dimostrato anche adesso. Che fa? O meglio, io non ho visto tutta la partita. Però io ho visto tante partite, anche dallo stadio. Ma quelle di trasferta l'ho sempre quasi viste al... DAZN, che non ho potuto vedere perché DAZN non ce l'ho, e ho visto tipo una Madonna, 28 minuti manca, cioè 20 km siamo arrivati. Ho visto un highlight un po' lungo di 5-6 minuti, quindi non ho visto tanto. Cioè, il Cagliari ha giocato meglio, un filino meglio. Noi abbiamo giocato non come gioca Andrea Zoli, perché Andrea Zoli gioca più alla contro come abbiamo giocato col non mi viene, porca troia, poi io faccio le figure di merda, perché non mi viene in mente il nome, me ce l'ho sulla punta col Venezia, ok, e volevo stare attento perché mamma come l'ho tenuta, mamma mia. E però Andrea Zoli non mi è piaciuto, anche purtroppo, ecco, è stato esonerato Lucarelli, dico purtroppo. Perché comunque, mamma mia, perché comunque ci sono molte. Tutti i Ternani sono legati a Lucarelli. E Bandecchi sta un po' sgravando, però lui è fatto così. Però, tempo al tempo, magari avrà ragione lui. Secondo me Andrea Zoli è un super colpo. Anche per una squadra che. Cioè, Andrea Zoli, ragazzi, è da, eh. Cioè, Andrea Zoli è da. Ha un po' la flemma in questo periodo, un po' giù, devo dire la verità, perché ho visto. La conferenza stampa che ha fatto con il post, forse era un po' stanco, vabbè, ma lui è un po' così. E gli è piaciuto, vittoria da fere, ha detto, e gli è piaciuto molto. Secondo me è stata una buona vittoria anche per me, per il poco che ho visto, ripeto. Mi è piaciuto Partipilo, soprattutto anche rispetto anche alla scorsa partita, dove è stato un po' così, diciamo.
E anche se ripeto, le ultime partite dell'Alternanda non le ho viste tanto, quindi mi sto esprimendo un po' col filo, un po' così. Oh, ma che cazzo lo stai a fare? Ok. Mi sta venendo da grattare tantissimo. Penso sia la luce a sto punto. E facciamola parcheggio dove voglio. Ma sì, dai. Ci metteremo 40 anni. È buona. Cioè, non ho tantissimo altro da dire. Se non per il poco che ho visto del Cagliari, che ha attaccato abbastanza. Non è stato molto. Non ha concretizzato molto. Anzi, nulla. L'Uvumbo mi fa impazzire. Cioè, L'Uvumbo, regà. Ecco, magari Pavoletti poteva. Non Pavoletti. Sì, Pavoletti. Poteva lasciarlo. Sì, Pavoletti. Sì, sì, sì. Che ha calciato il rigore. Poteva lasciarlo a. Perché mi sa che L'Uvumbo è un battitore di rigori. Però gli è venuta la brocca di dire a lui. E ha tirato, ripeto, un rigore buono. Perché poi Iannarilli fa una bella parata, Porca puttana. Lo sapevo io, porcaccio. Chi so io. E però, bella vittoria. Ripeto, purtroppo ho detto poco della partita perché l'ho seguita poco. E basta, non c'è nient'altro da dire. Vediamo un attimo la classifica, poi io chiudiamo il video. Perché prima facendo questa cazzarola di cosa. Frosinone se ne sta andando. Benissimo, raga. Preparatevi per chi non guarda la Serie B a trovarvi il Frosinone l'anno prossimo. Che non è per nulla detto, raga. È ovvio, lo so anche io. Dove sto andando? Dove sto andando? Vai! Io poverino. E poi mi devo. Guarda! Frosinone è 35. Va bene, dai. Va bene. Oh, piano. Ma pensa a te, guarda. Mamma mia, che pirateria del cazzo comunque, Fatta di plastica proprio. Niente, guarda. State vedendo che cosa sto facendo? Niente, devo togliere questo. Ok, sarà impalata la tavoletta, ma senti cosa sto dicendo. Vabbè, a parte tutto, Regina 29, che ha perso lo scontro diretto, diciamo, col Frosinone. Ho sbagliato. Sono veramente tentato di fare invio. Ma va fangulo, va. Non bestemmio perché è un cut. Che poi, vabbè, mi è uscita anche prima la bestemmia, però. Diciamo aperte. Sì, ma io non devo andare di là. No, non ho sbagliato. Ma di mortangurelli degli so io. Ok. Olè. Allora, ma scusate, mamma mia, mi sta facendo male anche il culo. Perché, vabbè, a parte tutto, il Bari e Genoa 26. Vaffanculo, fai. Basta. Ho sbagliato. Basta, non sono in grado in questo momento. Oddio santo, cosa ho visto. Via. È da tanto che non facevo questa roba di saltare il parcheggio, Vabbè, testa di minchia che sono. Livello 4. E mamma mia, le mie gambe. Facciamo un coraggio. Brescia a 24, che ha perso, così come Parma e Sottirol. L'Ascoli, che deve giocare a 21, potrebbe andare a 24 e raggiungere il Brescia, sarà meno uno da noi. Versi di là, mistici. Il Modena, potete farmi andare, grazie. Il Modena 10. Modena col Sottirol si è ripreso alla grande. Il Sottirol ha fatto 4 pareggi di fila, perché altrimenti sarebbe in altissimo in questo momento. 4 pareggi e una sconfitta. Scusate, sto guardando di là perché
Pisa, Cagliari, Cittadella 19, Benevento e Palermo 18, Cosenza 17, Spal, Venezia, Como, no, Spal, Venezia 16, Como a 15, Perugia a 13. Fra il terzo posto, il terzo, cioè per farvi capire la Serie B quanto poco infartuosa è, dal terzo posto del Bari al 20° del Perugia, che si sta riprendendo anche lei, ci sono 13 punti, 12, ecco, col Venezia, dal Venezia al Bari ci sono 10 punti, dal terzo al 18° posto, se fa 3 vittorie il Venezia, cioè gli arriva sotto al Bari, cioè è una cosa senza senso, vabbè, a parte tutto, basta, quanto abbiamo registrato? 45 minuti, manco tantissimo in realtà. E spero che queste cose io le taglio, però rimarranno qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che il video vi sia piaciuto. Sono le 5:30. Non lo sto facendo di mattina, però lo dovevo fare per forza. Avrò detto tante di quelle cazzate perché sono un po' rimbambito. Mi sto riprendendo da quel video, raga. Mi ci è voluto tanto di quel tempo, tante di quelle bestemmie, voi non avete idea. Però un po' di cose le volevo dire e le ho dette. Spero che vi sia piaciuto il video, mettete like, iscrizione, campanella, quello che volete, basta, commentate soprattutto, basta però che vi sia piaciuto il video, e alla prossima, ciao raga. Termino la registrazione, dai, termino.